Bene, bentornati oggi in questo nuovo video dove andremo a parlare del bellissimo Kaiko Testa Gialla. Prima di iniziare però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così non vi perdete nessun video e di seguirmi anche su Instagram che carico dei reel molto 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 carini, quindi seguitemi anche là. Kaiko Testa Gialla, da non confondere con il Kaiko Testa Nera. Perché nonostante siano molto simili, anche morfologicamente, si tratta di due specie diverse, appartenenti allo stesso genere Pionites. Kaiko Testa Gialla è Pionites leucogaster, quindi sono due specie differenti. Molto spesso si pensa sia lo stesso pappagallo con la testa di colore diverso, ma in realtà sono anche piuttosto diversi. Quindi questo per dire di non aspettarvi di andare a vedere una nidiata e trovare teste gialle, teste nere a go go, così, ecco, no, sono due specie differenti. Quindi, che dire di questo pappagallo? Tutto il bene del mondo. È uno dei miei pappagalli preferiti, ecco, ve lo dico già subito, ed era sicuramente tra le possibili scelte, ormai qualche anno fa, poi ho preso Giorgio. Ecco, il Kaiko Testa Gialla c'era e era molto allettante, ecco. Poi alla fine ho preso il Senegal, pace all'anima mia, però questo per dire è veramente, veramente fantastico. Però, insomma, anche qui ci possono essere delle complicazioni che andremo a vedere. Si tratta di un pappagallo di piccole, medie dimensioni, più piccole che medie, alla fine è poco più grande di un Senegal, un po' più robusto, però insomma, dimensioni molto contenute. Quindi, quando sono dimensioni contenute, ci possiamo davvero sbizzarrire, perché possiamo prendergli una bella polierona e farcelo stare bello largo senza occupare una stanza intera. Quindi, ecco, mi raccomando, anche in questo caso, pappagallo non troppo grande, ma la gabbia deve essere spaziosa. Ecco, vedete, una gabbia spaziosa con un sacco di intrattenimento, arricchimento ambientale, posato di legno naturale, così che ci starà come una Pasqua. Se volete un piccolo consiglio, se siete interessati a prendere un Kaiko Testa Gialla, se riuscite, ecco, consiglio spassionato, potete prendere una coppia. Non per forza maschio o femmina, ma va bene anche due fratelli, che possono essere due maschi. Ecco, forse è anche la cosa ideale. Quindi in questo modo staranno in due, si vorranno bene, giocheranno insieme e quindi sicuramente passeranno anche molto meglio il tempo che stanno in gabbia da soli, ecco. Perché si tratta di un pappagallo che necessita in tutti i modi di stare tanto tempo fuori, interagire con voi. Sono pappagalli molto giocherelloni, molto attivi, quindi non si fermano un secondo, sono proprio dei tornado, ecco, amano giocare. Quindi, ecco, bisogna avere le forze anche di stare dietro un Kaiko e avere un altro esemplare, quindi due esemplari, può, diciamo, in qualche modo facilitarvi questo compito. Quindi la domanda sorge spontanea: è un pappagallo che si consiglia anche per un neofita? La risposta è ni, lo sarebbe, ma forse è meglio di no. Questo semplicemente perché si tratta di un pappagallo, come vi ho appena detto, molto impegnativo dal punto di vista proprio di stargli dietro, di tempo e di spese, poi lo vediamo dopo. Però è un pappagallo che necessita tante attenzioni, tanto intrattenimento, quindi dovete proprio stargli tanto dietro. Non è di quei pappagalli che è fuori, si fa gli affari sua, ecco, no, lui verrà da voi e si metterà a rompere le cose, a giocare, saltate qui, saltate là. Quindi ecco, avere un po' di esperienza alle spalle sicuramente vi facilita in questo compito, quindi sarete già un po' più preparati anche su come comportarvi, perché di fatto poi non è un pappagallo che ha particolari problematiche a livello comportamentale, non risente neanche troppo degli ormoni. Poi ovviamente sono casi e casi, dipende poi anche dalla gestione, ecco, se viene gestito correttamente non ne risente particolarmente degli sbalzi anche ormonali, rimane più o meno stabile. Quindi è un pappagallo ottimo, però naturalmente va saputo gestire, quindi bisogna stargli dietro, altrimenti anche qui l'autodeplumazione è dietro l'angolo. Se ne vede molti che iniziano a sciuparsi il piumaggio perché di fatto si annoiano o non sono stimolati o stanno troppo tempo chiusi in gabbia. Ecco, quindi insomma, per questo non lo consiglio, perché forse un po' di esperienza in più potrebbe rendere il tutto molto più facile e migliore. Un altro forse motivo per cui non è il massimo prenderlo come primo pappagallo, perché è un pappagallo veramente dispendioso, sia per il prezzo iniziale, ma vi ricordo che quello è nulla in confronto al resto, ma sono pappagalli appunto che poi necessitano di spazi comunque adeguati, quindi voliere abbastanza grandi, giochi, intrattenimento, arricchimento ambientale, posatoi, alimentazione, estrusi. Ecco, sono pappagalli che comunque, spese veterinarie, ecco qui, che costano. Naturalmente qualsiasi animale, qualsiasi pappagallo necessita di spese, e se la gestione è corretta queste spese aumentano in modo inevitabile, perché più
puntiamo al benessere del nostro animale, più le spese aumentano, perché di fatto le cose costano, è così. Però ecco, sì, con tutti i pappagalli bisogna mettere in considerazione che ci costeranno dei soldi, però alcuni costano di più di altri, ci può da fa. Quindi forse è meglio prenderlo quando abbiamo un po' più esperienza e soprattutto quando sappiamo a cosa andiamo incontro, sia di tempo che di spese. Detto questo, però, è un pappagallo fantastico che sicuramente consiglio a tutti coloro che sono appassionati. Se gestito direttamente è ottimo, c'è poco da dire. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e che sia riuscito un po' a inquadrare questo splendido pappagallo, ma credo di esserci riuscito, perché di fatto le cose da dire e da sapere prima sono queste, poi il resto dipende anche tanto da individuo a individuo. Però insomma, più in qua magari farò un video ancora più approfondito con magari qualche consiglio in più. Quindi io vi lascio come sempre tutto qua sotto in descrizione, dalla Psittacus alla Maramia Toys per i giochi Trespoli Posatoi, alla mia pagina Instagram, mi raccomando. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video e ciao a tutti.